Va ora in onda Parliamo di Formula 1, video podcast della testata giornalistica Formula 1 Analisi Tecnica, condotto in studio da Mariano Froldi e Luca Dal Monte. Cari amici e cari amiche di Formula 1 Analisi Tecnica, come vedete io sono vicino a San Climatizzatore che mi salva la vita in questo periodo di grande caldo, soprattutto nel profondo sud, tra virgolette, dove mi trovo io, cioè all'isola di San Pietro, mentre abbiamo, diciamo dall'altra parte, in senso così metaforico e geografico, Luca Dal Monte, con cui facciamo il punto dopo il ritorno, tra l'altro, di un Gran Premio che aspettavamo da tempo per la location, per il circuito, perché con il Covid purtroppo sono saltate tante cose, cioè Montreal, che è legato al nostro cuore di tifosi ferraristi per tanti motivi, uno soprattutto Gilles Villeneuve, e facciamo il bilancio di una gara che abbiamo vissuto un po' in maniera agrodolce, diciamo così, cioè abbiamo vissuto sperando sino agli ultimi metri che Carlos Sainz facesse il miracolo, ma che ci ha restituito comunque una Ferrari molto 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 competitiva, mentre Leclerc ha dovuto fare il recupero che doveva fare, ma anche qui la Ferrari ha giocato in un certo qual modo di intelligenza, smarcandosi sostanzialmente due power unit fresche fresche per il resto della stagione. Allora, caro Luca, io vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto e tu vedi sempre il bicchiere mezzo pieno, cominciamo da qui. Sì, cominciamo dal caldo, che non è che sulle rive del Po a Cremona fa così. Fa così più fresco rispetto... Non credo proprio, certo. E forse c'è, da te c'è anche un po' più di brezza. No, oggi scirocco, perciò siamo malandati oggi. No, direi che il Gran Premio del Canada ha dimostrato tante cose. Uno, che la Ferrari non era in crisi. Io probabilmente ero stato accusato di ottimismo dopo Monte Carlo, dopo Baku, però voglio dire, a me sembrava... un ragionamento logico quello di dire che l'incidente ai box, diciamo, di Monte Carlo era stato un incidente di percorso e Baku, un problema di affidabilità c'è stato, ma l'ha avuto anche la Red Bull, ahimè, con Perez, no, non con la macchina giusta, ma con quella di Perez, giusto per essere sportivi. Ma posso dirti che la reazione di molti, compreso il sottoscritto, è stata di una gioia frenetica, ma speravamo fosse l'altra Red Bull, ci sta anche quello nello sport. Guarda, io domenica la gara l'ho vista a Maranello in piazza, con il popolo ferrarista sul multischermo. Boato! Dal comune. È stato il boato che poi si è spento, diciamo che si è attenuato, non abbiamo capito. Cioè, anche adesso con i caschi della Formula 1 attuali diventa difficile capire all'istante chi è chi. Una volta era molto più semplice, per cui no, il discorso è che poi si sperava che lo stesso, come era già successo nelle prime gare di quest'anno, magari lo stesso, ripeto, sempre per essere molto sportivi, potesse essere il preludio a un problema sull'altra Red Bull. Così non è stato, ma se ne facciamo una ragione. Però secondo me la Ferrari, voglio dire, esce dal Canada nonostante la partenza nelle retrovie di Charles, e questo secondo posto che è senz'altro un ottimo risultato, ma che per 15 giri, quando gli sei dietro e a detta di Gené, che comunque è uno della squadra, sei più veloce, certo, non so, a me rimane l'idea che Carlos probabilmente qualcosa di più poteva farlo, nel senso non che sei l'unico a pensare questo. E tra l'altro anche Verstappen ha affermato in maniera molto chiara che insomma, mediamente, lui ha detto, poi non sappiamo quanto sia pretattica, ma insomma Verstappen è sempre abbastanza, diciamo, spontaneo rispetto ad altri piloti, e ha detto che mediamente Sainz era veloce 2-3 decimi al giro più veloce di lui. Sì, voglio dire, sappiamo esattamente come dici tu che gioca sempre di pretattica, no? Quando vincono gli inglesi ringraziano il magazziniere e tutti gli altri, in una dimostrazione secondo me anche abbastanza di falsa modestia, ma spesso e volentieri, perché lo faceva anche Lewis, sono sempre più veloci gli altri, più performanti gli altri, più affidabili gli altri, così che evidentemente pensano che ne esca valorizzata la loro prestazione. Allora, il discorso è che le macchine di fatto erano pari, e là dove Charles, che comunque è quello dei due che ha sempre da perdere di più, perché Charles è quello in lotta per il campionato, ha provato a sorpassare anche in punti magari non convenzionali, ma voglio dire, quando non riesci nei luoghi deputati al sorpasso vai da un'altra parte. Carlos ci ha provato, evidentemente per
per Sainz era importante, e non gli si può dar torto, portare a casa un ottimo risultato per tutta una serie di motivi, compreso il fatto che a livello di squadra c'erano stati quei colpi a vuoto nelle ultime gare e lui stesso, diciamo, non aveva brillato. Però anche qua, voglio dire, ripeto, senza togliergli nulla, però forse con 15 giri a disposizione un qualche tentativo in più, perché non basta evidentemente cercare di fare nervosire l'errore, l'avversario e indurlo all'errore, a volte succede, a volte no, e allora provaci. Anche perché poi, voglio dire, no, in prospicienza del muro dei campioni, se provi e quell'altro non è votato al suicidio, vai sempre lungo e rientri e al limite cedi la posizione. Cioè, ripeto, poi per carità, i piloti sono loro, per cui evidentemente non se l'è sentita, o non aveva in animo qualche cosa, o la velocità di punta evidentemente serviva, ma non serviva lì. Però se ci pensi, dal tornantino alla chicane che mette al traguardo World of Champions, c'è un bel tratto di strada, del DRS rimane in funzione a lungo, quindi però vabbè. Sai Luca, la mia impressione è che in questo caso coincide totalmente con la tua, cioè l'idea è stata quella di Sainz che vorrei ma non posso, cioè per essere chiari, è logico che poi con il second in ma possiamo dire tutto il contrario di tutto, non siamo in macchina, siamo, come li definiva Enzo Ferrari, gli ingegneri del lunedì, tutto quello che volete, ok, però io credo che un Hamilton, un Leclerc, un Verstappen dietro, un'occasione in 15 giri se la sarebbero cercata. Ma questo non significa sminuire Sainz, ecco, cioè semplicemente parliamo di un ottimo pilota e parliamo di un campione. Ecco. Sì, parliamo anche di un campionato che comunque si snoda su 23 appuntamenti, di quali questo è uno. Quindi, voglio dire, a volte accusiamo i piloti di pensare troppo alla gara, al singolo evento e non all'intero campionato. Direi che Sainz ha dimostrato in realtà di avere gli occhi ben precisamente puntati sul mondiale, perché io continuo a dire Leclerc, ma sono sicuro che Sainz si sente in animo di poter, con questa vettura, di poter puntare al mondiale anche lui. Va fatto, secondo me, un grandissimo complimento alla Ferrari ancora una volta, perché nello spazio di 7 giorni, con 12 ore di trasferimento aereo da Baku a Montreal e almeno 8 ore di fuso orario, sono riusciti a ridare affidabilità a questa vettura. E ancora una volta, al di là del manico dimostrato dai tecnici, dai meccanici della Ferrari, secondo me da sottolineare c'è il fatto che questa vettura è una vettura sulla quale si può lavorare ed è un'ottima indicazione per il resto del campionato. In fin dei conti abbiamo da poco superato il primo terzo di cammino. Ascolta Luca, volevo concentrare la tua attenzione su questo dannato porpoising che, insomma, diciamo, questo sobbalzo aerodinamico, se posso... preferisco usare i nostri termini, a meno che non sia proprio impossibile, diciamo, non usarli. Allora, io ho fatto questa riflessione. La federazione, secondo me, è in un cortocircuito evidente, mi spiego meglio. Ha cercato, poi con un risultato tutto sommato abbastanza maldestro, di intervenire con la famosa direttiva o famigerata, che poi pare diventerà lettera morta, per cercare di controllare con i sensori delle monoposto la frequenza verticale di oscillazione, in modo tale da stabilire un tetto massimo per cui i team devono adeguarsi per evitare che i piloti siano danneggiati o siano deconcentrati, tutta questa roba qui. Però mi fa riflettere su un fatto importante, cioè la federazione sta intervenendo per risolvere un problema potenzialmente legato alla sicurezza dei piloti. Tra l'altro il motto della federazione è safety first, che credo sia prima di tutto la sicurezza, traduciamolo un po' così. Però, come, cioè, voglio dire, il frutto, cioè un regolamento bloccato che impedisce, diciamo, i test privati e che fa pochissimi test, soprattutto quando c'è un cambio di questo tipo che è epocale a livello di monoposto, è stato il padre del fatto che queste monoposto non hanno potuto vedere, diciamo, i tecnici studiandole, diciamo, a livello virtuale e poi mettendole in pista, il problema del porpoising che hanno quasi tutti. Quindi la federazione sta cercando di intervenire per la sicurezza dei piloti
e la causa di questo intervento è legato al fatto che la federazione impedisce i test privati, quindi in qualche modo il regolamento è quello che rende le monoposto poco sicure. Cioè, non ti sembra un cortocircuito? La mia è un'affermazione campata in aria. Sì, ma più o meno dal 1950 che la federazione è in cortocircuito quando riguarda i regolamenti, voglio dire, ci sono sempre, è la solita storia, vengono adottati dei regolamenti senza aver potuto sperimentare nulla, vengono a volte cambiati in corso, ci si lava le mani come in questo caso, perché di fatto si devolve ad altri di intervenire, quando in realtà, ma come intervieni? Io ripeto, l'altro giorno a Maranello parlavo con degli ex colleghi, vi ricordate quando eravamo qua e fino a che non calava il sole si sentiva sempre, da Maranello dovunque tu sia senti se c'è una pista, se c'è una monoposto di Formula 1 a Fiorano. Michael, Rubens o Badouer, che era il nostro tester all'epoca, comunque dalla mattina alla sera giravano. Cosa vuol dire? Vuol dire andare ad affinare tante cose e a risolvere tanti problemi, se nel caso ci fossero, voglio dire. Adesso non puoi più farlo. La cosa eclatante è stata che quando sono andati tutti in pista da Barcellona hanno scoperto che questo effetto suolo li fa andare sotto. Io penso, Luca, lì una federazione intelligente, scusami Luca, non avrebbe potuto dire ok, facciamo un'altra serie di test, fermiamoci di più per aiutarvi a risolvere il problema? Ma quello sì, però sai, è sempre il solito discorso, poi c'è il salary cap per cui non puoi spendere. Poi non farvi parlare di Miami e di Las Vegas, appunto, e il cane che si e della logistica, no? Come tu hai detto tante volte, il cane che si morde la coda e tante altre cose, voglio dire, safety first, d'accordo, anche WeRacers One, siamo tutti d'accordo. E che fine ha fatto WeRacers One adesso? Per forza di cose lo tolgono, se vanno a correre a Baku in Arabia Saudita e in tanti altri posti simpatici come quelli, WeRacers One, in lui gli avrà detto, sai, Hamilton avrà anche il suo bel periodo di crisi, a parte che in Canada abbiamo visto un Hamilton che sta tornando, lui e la sua Mercedes, su buoni livelli, perché di fatto non sono tanto distanti. Voglio dire, se c'è una cosa che dà fastidio a lui, mi sembra aver capito, è l'ipocrisia. Se WeRacers One, poi ripeto, si va a Jeddah, si va a Baku, tra l'altro, dove non c'era il presidente e la sua mitica moglie vicepresidente, non so se hai notato, ma a Baku non si vedevano i due signori. Sì. Però voglio dire, fa parte di quel gioco delle parti. Non lo so, rimane il fatto che il porpoising dà fastidio, abbiamo visto Lewis alla schiena, dà fastidio alla testa, alla cervicale, dà fastidio di fargli la nausea. Una volta c'era Nelson Piquet, padre, che a Monte Carlo rimetteva di stomaco quando scendeva dalla macchina, perché gli dava il mal di macchina, e qui siamo vicini. La GPDA, Referee Drivers Association, attraverso Russell, ha fatto un esposto, è stato trattato come se l'esposto fosse fatto da Russell come pilota. E non esposto, come rappresentante dei piloti. Beh, per il resto la GPDA non voleva scendere in pista a Jeddah dopo il missile, no? Sono stati costretti. Allora, ripeto, è uno schifo, ma è così da sempre, cioè voglio dire, non fa balestre Eccleston, dove Eccleston era giovane 9 su 10, ma la federazione si riponeva, almeno adesso la cosa buona della federazione è che non è gestita in maniera dittatoriale come ai tempi di Jean-Marie Balestre, però probabilmente la federazione dovrebbe fare un qualche cosa di più, non lo so. Rimane il fatto che proprio è un problema per i piloti, senz'altro a livello di malessere, ma il malessere può causare problemi a livello di sicurezza. Beh, insomma, non è bello vedere i piloti che subiscono queste oscillazioni alle alte velocità, soprattutto quando la vista e la concentrazione devono essere massime. Su questo ha ragione Hamilton, cioè poi la Mercedes è quella che ha più di tutte questo problema, ma tutti le hanno, eccettuato la Red Bull, che le ha molto più blando, ecco, insomma. Sì, voglio dire, allora, da un certo punto di vista capisco che ognuno ha i suoi problemi, non è che potrei andare a far risolvere dalla federazione, ma questo è un problema un pochino diverso, probabilmente tra l'altro del tutto inaspettato, il che è peggio, visto che comunque
all'interno della federazione, della stessa F1 Management, come si chiama adesso, con Liberty Media, ci sono fior di tecnici. Ne cito uno soltanto, Ross Brown, voglio dire che evidentemente qualche cosa, anche se lui ai tempi dell'effetto suolo numero uno, su quello di fine anni 70, primissimi 80, diciamo era soltanto un ragazzino appassionato, secondo me qualcosa avrebbe dovuto prevedere, no, non lo so, non sono un tecnico. Sì, sono assolutamente d'accordo. A proposito, il porpoising ci ha mostrato di nuovo, e a me piacciono sempre queste cose, perché come te ho la passione per la storia, quindi per il retroscena, per il peso politico, diciamo, delle cose, perché la politica è ovunque. Abbiamo visto Horner e, diciamo, il Toto Wolff dirsene un bel po', e pare, tra l'altro, che sia stato anche riportato da diverse testate prestigiose un bel diverbio con Binotto in mezzo, no? Anche lui abbastanza arrabbiato, perché il concetto era, lo ha ribadito Binotto, che come è stata presentata questa direttiva sostanzialmente risulta inapplicabile anche per un discorso regolamentare, cioè come devi fare per arrivare a questa cosa, quindi una cosa un po' burocratica, ma se ti dai quelle regole devono essere rispettate. E poi perché sostanzialmente Horner ha detto questa diciamo direttiva è fatta per aiutare un team in particolare, quindi sono volate fra anche i due inglesi, in questo caso inglesi nel senso che le factory sono inglesi, poi una c'ha il timbro austriaco, l'altra il timbro tedesco, però lo sappiamo, ne abbiamo detto tante volte, sono inglesi e se ne sono date insomma di tutti i colori. Ecco, a te questa cosa qua ha colpito, è il gioco delle parti, cioè come ti sembra? Allora no, sì, mi piace molto quando si picchiano tra di loro, perché noi siamo sempre concentrati sulla Ferrari, che è comunque sempre uno stile diverso, perché c'è niente da fare, la Ferrari ha uno stile che gli altri non hanno. Quando se le danno Toto e Chris è un po' come quando l'Inter e la Juventus si accusano, non vado oltre. No, c'è da dire che in realtà la rivalità tra Red Bull e Mercedes è prima di tutto una rivalità personale tra Chris Horner e Toto Wolff, che è vero, è proprio una cosa personale, cioè si nota proprio. Si sopportano, mi ricordano molto Prost e Senna, che a pelle non si sopportavano. E niente da fare, proprio così, cioè tu noti questa cosa proprio epidermica che esce fuori, che non fanno nulla per nascondere, tra l'altro. Sono sicuro che fra 20 anni si siederanno e rideranno e berranno ai tempi passati, perché sarà senz'altro così, ma da qualche anno la loro è una rivalità veramente feroce a livello personale, voglio dire, è tutto. Cioè, se quando c'è la Ferrari di mezzo è un discorso comunque aziendale, comunque di squadra. In questo momento tra Chris Horner e Toto Wolff mi sembra che sia tutto molto molto di pelle, proprio nel senso che uno dice bianco, l'altro dice nero. C'è poco, diciamo, studiato, ecco, in questo caso posso pensare che sia proprio… Però sai, la rivalità tra loro, diciamo, il non amore tra loro già c'era, alla luce di come è finito il campionato del mondo. Figurati! Anche perché tu pensi soltanto a questo, c'era ben stato qualcuno che avrà assistito perché Michael Masi cambiasse aria, no? E quell'altro gli sarà anche dispiaciuto, non che l'abbia fatto apposta, sia ben chiaro, ma Michael Masi non è che l'abbia fatto per favore. Chiaro, chiaro. Però la Red Bull ha perso un grande alleato, limitatamente ovviamente a come è finita quella gara, per cui sono tutte, in più ci metti il fatto che Toto quest'anno dopo 7 anni di dominio sta rincorrendo. Non sono abituati, tra l'altro. Quindi è abbastanza tesi. Devo dire che dal punto di vista dell'interlocutore estraneo o comunque del tifoso Ferrari è tutto molto simpatico. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, è un bel teatrino, tra virgolette. Ascolta Luca. Facciano che noi andiamo avanti a lavorare. Appunto, sì, tra i due litiganti, come si suol dire. Ascolta Luca, parlavamo prima di Inghilterra e ci capita proprio, mi sono servito l'assist, definita in tempi non molto piacevoli, la perfida Albione, insomma tante volte abbiamo detto che l'Inghilterra, cioè la Formula 1, è ancora oggi un mondo anglocentrico, è inutile che insomma stiamo lì a discuterlo, tu giustamente ricordi dagli anni 60 o fine anni 60 è diventato un mondo anglocentrico, quindi il mondo ruota attorno insomma all'ex impero britannico. Però arriva una pista che, per quanto rimaneggiata e tutto quello che vogliamo, dall'antico aeroporto, insomma dalla seconda guerra mondiale,
è carica di storia, è carica di fascino, è una pista che Silverstone rappresenta tante cose, e qui dobbiamo vedere un po' dove puntare i nostri 2 centi, i nostri 2 euro, ecco, caro Luca. Li puntiamo sulla Ferrari, perché la Ferrari, voglio dire, mi sembra che abbia brillantemente risolto per problemi di affidabilità che era sorto nelle ultime gare. A livello di squadra, a livello di strategia, anche lì ha dimostrato che quello di Monaco è stato un errore di percorso. Cioè, il discorso è che quest'anno ormai abbiamo visto, tanto queste vetture secondo me si adattano molto bene a tante tipologie di circuito, la Ferrari ma anche la Red Bull, e non dimentichiamo la Mercedes, perché come noi sosteniamo dall'inizio del campionato, non è che si sono ubriacati tutti, che hanno preso una lucciola per lampioni o fischi per fiaschi, voglio dire, evidentemente hanno scelto una strada diversa che però li sta portando all'obiettivo, perché Montral ha dimostrato anche che la Mercedes non è poi più così distante, hai come vettura, poi hai un Russell che per la 100ª volta nelle ultime 100 gare, no? Tutta stagione non è mai andato al di là del 5º posto. E a Hamilton che finalmente da 2 Gran Premi si è un pochino svegliato dal torpore con il quale aveva iniziato il campionato. Quindi io lo vedo, probabilmente in prova avremo ancora il fantastico duello Ferrari-Red Bull, però poi per la gara, sul passo gara, non è, col fatto anche che poi giochi in Inghilterra, Russell e lui sono inglesi, tutto il resto, magari ci può esserci, non dico la sorpresa Mercedes, però io può dare più fastidio magari, no? Sì, voglio dire, allora in questo momento i contendenti al titolo sono ancora 2 squadre e di fatto 2 piloti. Detto questo, il terzo incomodo è arrivato. Probabilmente, ripeto, manca ancora 2/3 di campionato, ma se non ci sono battute a vuoto, sai, quando dai 25 punti al primo, 18 al secondo e via discorrendo, se non hai battute a vuoto e vanno a punti in 10 rispetto ai 6 di una volta, diventa difficile colmare un disavanzo così importante in questo momento, anche se la strada della Formula 1 dimostra che le rimonte sono sempre possibili. Detto questo, una Mercedes che tornasse competitiva, un Russell che arrivasse alla prima vittoria e un Lewis che tornasse a fare quello che ha sempre fatto, cioè a vincere, potrebbe togliere punti preziosi a Red Bull e Ferrari. Chissà chi potrebbe aiutare di più se diventasse il Lago del Bernard. Se lo chiedessimo a Toto, io credo che farebbe di tutto per far vincere la Ferrari, se proprio non può vincere lui. Ah, no, a quello esatto, penso proprio che potendo scegliere Toto a questo punto, più che favorire la Ferrari, cercherebbe di sfavorire la Red Bull. Detto questo, una Mercedes tornata competitiva, vediamo se ovviamente sarà confermato dopo il Canada questo trend in positivo, e 2 piloti, uno in palla dall'inizio e l'altro con 7 titoli mondiali in tasca, che ci sta tornando, potrebbero veramente diventare l'ago della bilancia. Allora Luca, per concludere, visto che parlavamo proprio dei 2 euro da puntare eccetera, Bernie Ecclestone, che tu hai avuto modo, la fortuna insomma, di intervistare, di conoscere, ha detto che lui ha consigliato ai suoi amici di non puntare sulla Ferrari, perché la Ferrari sarà veloce ma non è affidabile, il team non è pronto, e perciò lui dice ai suoi amici di puntare le proprie fish, insomma di puntare le scommesse, perché tanto sono legali quindi si possono fare, sulla Red Bull, ecco. E qui ti ci voglio. Beh, è un easy bet questo, voglio dire, se vuoi scegliere, però sono sicuro che la Ferrari sia data, come si dice, con gli odds maggiori, perché fai più soldi probabilmente. Certo, fai più soldi, sì, abbiamo visto le percentuali. Dire, ovviamente non contraddirei mai Bernie Ecclestone per tutta una serie di motivi. Detto questo, Red Bull e mentre l'anno scorso a Silverstone se la giocavano Red Bull e Mercedes, quest'anno se la giocano Red Bull e Ferrari. Mercedes terzo incomodo. No, io se dovessi puntare 2 euro o 2 sterline, li punterei su Leclerc. Tu guarda che la gara che Leclerc ha fatto domenica in Canada, voglio dire, ha fatto la gara che ci si aspettava di lui, da lui. Ha fatto il rodomonte nei primi giri, la paura era quella, pur di, ti ricordi, nel 19 l'ha fatto pur di, e poi succede il patatrac invece.
No, assolutamente. Non voglio dire, Montreal è anche una pista molto particolare, stretta, tutto quello che ne voglia. E il divario tra le tra tante vetture quest'anno poi non è così importante, perché voglio dire, non è che prendi passi come magari facevi altre volte tra una Mercedes super competitiva e il resto del gruppo. Quindi ha avuto anche, poi c'è stato il problema del traffico. Però voglio dire, Leclerc secondo me non sta di fatto, come pilota non sta battendo colpi a vuoto quest'anno. È un po' che non vince per tutta una serie di motivi, per cui lo vedo più concentrato come sempre, più di sempre, per cui sicuro poi è anche bello andare a vincere a casa degli altri. Questa è una bellissima citazione, naturalmente. Ricordi quando Marchionne disse gli dobbiamo togliere il sorriso? Togliere il sorriso, certo che lo ricordo. Qualcuno ha qualche citazione, la mia preferita è In vacanza da che cosa? La citazione di Marchionne. In vacanza, tra l'altro, proprio da poco, insomma, c'è stato l'anniversario della sua scomparsa qualche giorno fa, e quindi anche ci viene proprio l'assist per ricordare qualche frase celebre. Io ricordo sempre quella dei quattro ubriachi al bar, il regolamento scritto da quattro ubriachi al bar, a me piace molto quella. Beh, a me quello che piace è gli italiani certe volte dovrebbero vergognarsi di meno di essere italiani. Bella, insomma, è bellissimo, avendo vissuto tanto all'estero, chiaramente vedeva l'Italia, vedeva poi nella fattispecie Ferrari e Alfa Romeo come un po'. Noi siamo spesso provinciali, Luca, ce lo diciamo, vero? E non ci rendiamo conto di quanto in molte cose siamo bravi. Ma sai, è stata la grande bravura di Ferrari, che si professava provinciale, ma che poi in realtà ha conquistato il mondo con un approccio che è molto poco italiano. In un articolo del maggio del 76, Alberto Bevilacqua, grande giornalista e scrittore, sosteneva questo, cioè Ferrari è un italiano atipico, perché Ferrari è uno che ama vincere, dice gli italiani amano perdere, per poi lamentarsi. L'italiano, l'italiano va bene perdere, diciamo, non ama perdere. L'italiano si accontenta anche di perdere, perché così può lamentarsi. Esatto. Enzo Ferrari, ma poi il DNA è rimasto nell'azienda, nella squadra, è questo. Cioè, Bevilacqua nel 76, quindi Ferrari ha 78 anni, adesso poi sono gli anni di Lauda. Dice, Ferrari sul Corriere della Sera è un italiano molto atipico, perché ha la cultura del successo. Insomma. Come ha avuto Montezemolo, e come chiaramente aveva la testa Marchionne. Avete ascoltato Parliamo di Formula 1, video podcast della testata giornalistica Formula 1 Analisi Tecnica, condotto in studio da Mariano Froldi e Luca Dalmonte. Appuntamento alla prossima puntata.